Il periodo che stiamo attraversando ci regala il tempo per stare in famiglia, per guardare ai ricordi e per apprezzare la bellezza della nostra quotidianità. Un tempo nel quale siamo alla disperata ricerca di qualcosa che desti il nostro interesse, che ci faccia emozionare e ci faccia trascorrere qualche ora serena lontana dal coronavirus. Tutto ciò che normalmente avremmo vissuto all'aria aperta, a bordo strada, al fianco dei nostri ragazzi e che oggi, inutile dirlo, ci manca terribilmente. Le norme di prevenzione del contagio hanno consigliato alla nostra redazione di non riunirsi nemmeno negli studi di teleciclismo, ma l'appuntamento del giovedì sera con il mondo delle due ruote non poteva mancare. Due ore di libertà a cui tutti noi non possiamo davvero rinunciare. Ecco perché insieme ai servizi di attualità siamo andati a sfogliare l'album dei ricordi, ripescando alcune perle che solo il ricco archivio di Franco D'Amuzzo e Mario Guerretta sanno regalare. Immagini sbiadite, voci e volti che erano impresse solo nella memoria di pochi fedelissimi, che però ancora oggi sanno regalare emozioni forti e suscitare sentimenti capaci di farci commuovere. Un consiglio? Non perdete nemmeno un minuto di questa e delle prossime puntate. Seguiteci in un viaggio tra presente e passato, sempre all'insegna della passione per le due ruote. Jesolo e lo sport. La città di Jesolo riserva un posto di rilievo al ruolo dello sport e della pratica sportiva nelle sue attività. Domenica scorsa avrebbero aperto il loro calendario anche gli junior. Nel Veneto si sarebbe dovuto gareggiare nella storica gara del Giro delle Conche a Silvella di Cordignano, ma purtroppo per le già note cause la 61esima edizione è stata rimandata a data da destinarsi. Si parla del 26 di aprile, ma la fattibilità al momento è ancora tutta da verificare. Intanto noi di Teleciclismo vi proponiamo l'edizione svoltasi il 17 di aprile del 2010. Anche il campione italiano Andrea Zoldan della Work Service è schierato in prima fila in questa manifestazione che sta per prendere il via, mentre vediamo Francesco Vettorel, la macchina organizzativa, assieme al comitato sportivi silvellesi presieduto da Ernesto Chiese e al Velo Club Orsago con Lillo Zuzza, che mettono in cantiere questo 51esimo Giro delle Conche, imperniato pure sul 28esimo trofeo Luigi Benedetta, secondo trofeo CF, secondo trofeo Banca della Marca, gara che muove per il primo tracciato, il primo circuito. Sono 15 tornate di 6 km ciascuna con il Gran Premio della Montagna in località Conche di Villa, Gran Premio della Montagna a punteggio, poi nel finale un circuito di 15 km con lo strappo che porta su fino ai 313 metri in località Montaner, una salita di 2 km e 600 metri che sicuramente farà la selezione, anche perché è posta soltanto a poco più di 6 km dalla conclusione di questa manifestazione che ritorna puntuale nel mese di aprile, oramai da 51 edizioni.
Suggestivi passaggi intanto sulle conche di Villa di Cordignano, stesso stracciato sul quale lunedì di Pasqua c'è stata la classica prova a carattere internazionale. Oggi invece ci soffermiamo con i corridori juniores, 136 i corridori alla partenza di questa prova, e osserviamo già intanto un primo lungo, e Giacomo Menghi del gruppo sportivo Mengoni, un corridore al primo anno, già vincitore nella passata stagione. Da dietro esce per i colori della Gore-Tex Driss El Garbi, sfortunato la sua reazione, un salto di catena, come vedete lo costringe a mettere piede a terra, viene riassorbito dal gruppo. Intanto davanti Menchi se ne va con un po' di margine di vantaggio, una decina di secondi. Eccolo qui Giacomo Menghi. Dalle retrovie però non tarda la reazione di un gruppetto di atleti che si porta su questo attacco. Bella intanto la soggettiva che ci fa vedere Giacomo Menghi solo al comando, ma poi sono Alex Paoli della Grafiline, un corridore che arriva da Trento, con Alessio Nardelli di World Service, atleta vicentino al secondo anno, Francesco Magrin della Cavi, anche questi è di Vicenza, come Edoardo Tessarolo, un altro corridore della World Service. Poi c'è Davide Iachelini, un trentino in forza alla Valle di Non, Elia Favro del Bianchin, veneziano di Mestre, e Samuele Scottini, ancora per i colori della Mengoni, arriva dalla provincia di Ancona. Quindi si fa un gruppettino più numeroso davanti. E però questo drappello non ha buon gioco, viene subito riassorbito da un gruppo scatenato. Qui vediamo ancora scatti in testa al plotone, sono stati nel frattempo riassorbiti tutti i fuggitivi, e quindi la corsa si vivacizza fin dalle prime battute. Sono 105 i chilometri complessivi di questa manifestazione. Vediamo qua ancora gli attacchi con il corridore della Cavi Carraro, Marco Movo, che sta cercando di fare la differenza, arriva fin sul traguardo, ma poi il gruppo va a chiudere anche su questo tentativo. Quindi la corsa vivace, come dicevamo, è sempre su un ritmo allettissimo, si corre molto freneticamente in queste prime battute, e quindi sicuramente anche nel finale, quando ci sarà da scalare il Montaner e si arriverà un po' stanchi, e la selezione non tarderà a farsi sentire. Gruppo nel frattempo che passa sotto lo striscione d'arrivo, sale nuovamente lo strappo delle conche. L'anno scorso su questo traguardo vince il vero Nicola Toffoli della Contri, che batté Paolo Simeone, il plurivincitore di questo inizio di stagione. Al terzo posto Elia Ungaretto, quest'anno tra i dilettanti con il team Marchiol. Ecco qua, si sale ancora sulle conche attraverso un verde veramente che sta splendendo in questo inizio di primavera che sta per sbocciare. Vediamo ancora i corridori impegnati dunque sulla prima sezione del percorso di gara, un circuito relativamente breve che ha permesso fra l'altro agli sportivi di assistere con notevole frequenza i passaggi degli atleti. Vediamo che il gruppo però s'allunga e sfilacciato, favorito anche da questo tratto di discesa. C'è l'opportunità ora per una nuova azione. Eccoci qua con Nicola Rossi di Work Service, corridore che arriva da Montebelluna, un campionato italiano nella pista lo scorso anno, 9 vittorie relativo. Poi Giovanni Longo del Bianchin, atleta veneziano di Zellerino, anche lui vincitore più volte lo scorso anno, e Stefano Nardelli del gruppo sportivo Monte Corona, arriva dalla provincia di Trento, 8 vittorie lo scorso anno per questo corridore che sta affrontando la prima stagione come Nicola Rossi fra i corridori juniores. Sono 3, tutti e 3 al primo anno, Rossi, Longo e Nardelli. E stanno instaurando un ottimo rapporto e stanno dandoci dentro questo terzetto che ha preso il largo nelle fasi centrali di questa manifestazione. Eccoli qua con Longo, Velo Club Bianchin, Nardelli, ex tricolore tra gli allievi, e con Rossi, anche lui ex tricolore nella crono individuale la scorsa stagione tra gli allievi. Un terzetto che ci sta dando dentro e mette un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo. Un gruppo che sembra lasciar fare, però non bisogna lasciare troppo spazio a questi atleti. La corsa però è ancora lunga e sicuramente sono soltanto le fasi iniziali, e sarà difficile andare fino alla fine, anche perché con lo strappo del Montaner si fa presto poi a chiudere su un tentativo che rimane all'aria per tanti chilometri.
Allungano e pilotano bene dunque l'azione, si sta però sgranando un pochino il gruppo alle spalle dei tre corridori al comando, che vediamo perfezionare questo rapporto di collaborazione. È ottimo anche l'andatura, ecco che si porta Giovanni Longo del Bianchino ora a condurre, veneziano di Zellarino questo atleta, poi la volta di Stefano Nardelli, corridore che arriva dalla provincia di Trento, con i colori del Monte Corona, eccolo qua, 8 vittorie accreditate per lui nella passata stagione, poi Nicola Rossi, 9 vittorie nella stagione scorsa da allievo, il campionato italiano di cui abbiamo parlato in precedenza, Trevigiano di Montebelluna. E ora la soggettiva invece sul gruppo che s'allunga, hanno preso i tre davanti un po' di margine di vantaggio, da dietro insomma cominciano a chiudere, bisogna stringere, stiamo entrando ormai nella seconda parte della corsa. Ed è la Country che cerca di chiudere su questo terzetto, la Country che davanti non è rappresentata con il Velo Club Bianchin che sta stoppando queste iniziative, il gruppo però riduce lo svantaggio con i battistrada, ecco qua le immagini ancora sui concorrenti che stanno conducendo questo 51esimo giro delle Conche, veramente una bella azione per Nardelli, per Nicola Rossi e per Giovanni Longo, ecco qua la soggettiva sul corridore della Work Service Junior, il primo anno, un talento che sicuramente farà parlare ancora di sé nelle prossime gare. Quindi loro, questi tre corridori, ribadiamo Rossi, Longo e Nardelli, hanno caratterizzato la parte centrale della corsa, quella diciamo anche suggestiva che fa riferimento ai giri, al circuito delle Conche. Da dietro però rientrano altri quattro corridori, si tratta di Giacomo Bissoli della Ormelle, Alberto Vento della Zanese, Gianluca Maras della Mengoni e un altro corridore della Work Service, si tratta di Edoardo Tessarolo. 7 corridori dunque al comando, la corsa prende un'altra piega, si infiamma la situazione davanti, ormai la salita, quella finale insomma è a pochi chilometri e qua si mettono, come dire, i ferri al fuoco, bisogna prepararsi bene per l'ultima arrampicata. Sì, qui questo drappello è ben assortito, sta andando velocemente verso il suono della campana, ecco qua il passaggio sotto l'arrivo, poi si andrà sulle Montaner e quindi il gruppo deve fare in fretta per recuperare questa azione che sta prendendo decisamente una piega positiva. Bravi Nardelli, Longo e Rossi a rimanere così davanti per tanti chilometri, il gruppo però soffia alle spalle e da allora ci provano in due a fare la differenza qualche chilometro prima di affrontare il Montaner. Ed è Edoardo Tessarolo, il vicentino della Work Service al secondo anno, con Gianluca Maras della Mengoni, anche lui è un secondo anno, arriva dalla provincia di Pesaro e Urbino, anticipano i tempi, insomma cercano di passare, di attaccare, di cominciare la salita davanti magari con un po' di margine di vantaggio che potrebbe dunque favorire questa azione. Eccoli qua, quando la strada sale sono loro due, Maras e Tessarolo davanti. E però il gruppo ha recuperato quasi tutto e fra poco lo vedremo rinvenire alle spalle di due fuggitivi, l'ascesa è veramente impegnativa in modo particolare nei primi chilometri, ecco qua la coppia al comando che sta per essere riassorbita, quindi si riapre nuovamente il 51esimo giro delle Conche, tutto rimane ancora in gioco, questi 3 chilometri finali di salita sicuramente decideranno per chi sarà il vincitore di questa corsa, mentre sta scattando un corridore della Suonia e vale a dire Andrea Savoia, eccolo qua che cerca di fare la differenza quando la salita è cominciata da appena 500 metri e aumenta il ritmo, prende decisamente un margine di vantaggio, un centinaio di metri sul resto del gruppo che però sta ancora controllando, c'è il tratto finale molto impegnativo, una stradina che curva sulla destra ed immette i corridori sul Gran Premio della Montagna, una stradina davvero impegnativa dove ci potrà essere la differenza. Da dietro arriva anche Pietro Lenzi, il corridore della scuola di ciclismo Cene, che va a riagganciare il battistrada e poi si porta in testa a dettare il ritmo e rimane praticamente da solo in testa al 51esimo giro delle Conche. Pietro Lenzi,
scuola di ciclismo Ceneon, nel secondo anno, arriva dalla provincia di Bergamo, aveva agganciato, come avete visto, Andrea Savoia della Ausonia, un veronese, anche lui al secondo anno, però ci soffermiamo su questa azione con Pietro Olenzi che vola verso il Gran Premio della Montagna. Situazioni nuove però che nascono nelle retrovie. Anche questa azione viene stoppata davanti le avanguardie del gruppo, ormai ridotto a una quarantina di unità, sta ritornando anche su questo tentativo tutto nuovamente, quindi da rifare. Ci sarà ancora questo gran finale, questo strappo dopo aver curvato sulla destra, e qui che attacca Simone Andretta, eccolo qua, il corridore della CF Banca della Marca, che sta facendo la differenza. Su di lui arriva però anche Toniatti, un altro corridore trentino della Monte Corona, che scatta perentoriamente da dietro Andretta, gli rimane incollato a ruota. Sono i due che fanno la differenza sugli ultimi 500 metri prima dello scollinamento sul Gran Premio della Montagna del Mattonà. Davvero entusiasmante questo finale del 51esimo Giro delle Conche, che è d'altronde una corsa veramente spettacolare che richiama ogni anno un pubblico eccezionale a bordo strada e una schiera di concorrenti veramente di alto livello. Ecco qua la corsa che si sta che sta arrivando verso il Gran Premio della Montagna con Simone Andretta, che cerca di far suo il Gran Premio con Toniatti alla ruota. Ancora una curva sulla destra e poi lo scollinamento sul Montaner con Toniatti che va a superare il corridore della CF Banca della Marca proprio negli ultimissimi metri. Da dietro tra poco arriveranno anche Ceolan e poi successivamente anche Scartezzini, quindi si andrà a formare nella successiva discesa del Rugolo un quartetto. Ecco qua Scartezzini della Zanese che rientra sui tre che erano già al comando, quindi quartetto che sta viaggiando velocemente verso la conclusione di Silvella di Cordignano. Trevigiano di San Vendemiano Andretta, dalla provincia di Trento invece Toniatti, Ceolan pure lui arriva dalla provincia di Trento, Scartezzini corridore veronese. C'è lo scatto nel finale, Andrea Toniatti, Monte Corona e Michele Scartezzini se la danno a gambe quando ormai manca pochissimo alla conclusione, perdono contatto Andretta e Ceolan. Ci soffermiamo proprio sui due corridori al comando che viaggiano in perfetto accordo verso la risoluzione della corsa. Andretta e Scartezzini hanno perso decisamente qualche centinaio di metri nella discesa, però sono rientrati proprio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro ed ora lo sprint conclusivo che vale una corsa di prestigio. A ranghi ristretti con Simone Andretta che vince in casa CF Forni su Scartezzini, Toniatti, Ceolan, Guadagnini, Torin. A 24 secondi arriva Rudy Lorenzone, poi Cristian Visentin, Zordan e Basso. La media 41,425 sui 105 km percorsi in 2 ore 32 primi e 5 secondi. Sicuramente una grande prestazione la tua, sembrava tutto perso al termine della discesa, però siete rientrati e è andata bene. Sì, abbiamo perso qualche metro in discesa, però dopo siamo rientrati io e Scartezzini. Ho provato ad andare via all'ultimo chilometro, ma mi sono venuti subito a ruota, dopo non ci credo tanto in volata, ma ci sono riuscito a vincere lo stesso. Una vittoria così ad inizio stagione, alla prima stagione tra gli junior, ti dà molto morale? Sì, stavo bene anche domenica, ho fatto terzo. Oggi la gamba era buona e sono riuscito a vincere. Sono con l'assessore allo sport del comune di Cordignano. Allora, è appena finita la gara, questo 51esimo circuito ciclistico di Silvella. Contento, assessore? Sono molto contento perché ho visto una grande affluenza di pubblico qua a Cordignano, come del resto vedo che c'è sempre questa risposta da parte del pubblico per quanto riguarda tutte le manifestazioni sportive. Vedo che la comunità di Cordignano e tutti gli sportivi attorno a Cordignano sono sempre vicini in tutte le iniziative sportive, tipo quelle del ciclismo, che uniscono sempre la cittadinanza. Questa mattina il tempo era veramente brutto, poi è uscito il sole, è stata una gara meravigliosa. Siete soddisfatti dell'andamento della manifestazione? Forse è una delle poche negli ultimi anni che è riuscito molto bene questa corsa. Se la pioggia ci ha sempre accompagnato nelle nostre corse, quest'anno è andata bene, ringraziamo qualcuno.
servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni. E nello sport, per la crescita dei giovani. Domenica 15 di marzo era in programma anche la popolarissima, da qualche anno diventata internazionale. Ha dovuto però fare i conti con il coronavirus ed eccovi allora l'edizione del 2010 con un finale tutto da vedere, il testa a testa tra due grandi sprinter ancora in attività ad alti livelli nel mondo della World Tour. Un inizio di stagione che gratifica i tuoi colori della Trevigiani, ma oggi c'è la popolarissima. Rinunceresti a qualche vittoria per essere primo oggi su questo traguardo? Ma la popolarissima per noi trevigiani è la roba più importante come corsa ciclistica. Oggi mi preme soprattutto la sicurezza dei corridori e finché non arrivano tutti quanti non sono tranquillo. Naturalmente che piuttosto vincere a Milano, a Roma, in altre parti d'Italia avrei piacere che vincessero la popolarissima, ma soprattutto oggi sono 200 partenti, c'è il pubblico delle grandi occasioni e che noi come organizzatori dobbiamo avere il massimo della sicurezza dei corridori, che è quello che ci teniamo di più. E mentre continuano le operazioni di partenza con Elia Viviani, il vincitore della scorsa edizione in forza alla Marchiolla, la sua ultima gara tra i dilettanti, a Treviso abbiamo incontrato anche l'ex campione del mondo della crono, e vale a dire l'ucraino Sergei Gonciar, ora direttore tecnico proprio della sua nazionale. Sono qua, sono ritornato. Sì, va bene. Già dopo tanti anni che facevo agonismo in livelli alti, sono tornato qua. Tanto per vedere com'è. E siamo alla partenza della 95esima edizione della Popolarissima. Ancora pochi attimi e poi con il prosindaco Giancarlo Gentilini, con patron Remo Mosole, prenderà il via questa blasonata manifestazione che nel suo albo d'oro racchiude nomi importanti. 153 chilometri complessivi di questa gara, 153 chilometri che si svolgono dapprima su di un circuito di 27 chilometri 800 metri da ripetersi tre volte, toccando le statali della Feltrina, della Postumia e della Pontebbana, e poi si andrà sul Montello per il gran finale, laddove ci sarà la prima scrematura sulle due salite, la presa 5 e poi la presa 15 con Gran Premio della Montagna a Santa Maria delle Vittorie. Quindi una gara che sicuramente nelle finale sarà entusiasmante e qualche corridore ci rimetterà le penne su questi due Gran Premi della Montagna. Sarà comunque una gara per ruote veloci, una gara che si conclude sempre allo sprint con una cinquantina di corridori. Giancarlo Gentilini abbassa la bandierina a scacchi e fa muovere la manifestazione un primo tratto di trasferimento fin sotto il traguardo di Viale d'Alviano, dove prenderà il via ufficiale al chilometro zero questa gara. Sono 192 i corridori che prendono parte alla 95esima edizione della Popolarissima, massiccia presenza dei team italiani. C'era anche la nazionale russa scesa in Italia per cominciare le preparazioni in vista degli appuntamenti a carattere internazionale che insisteranno poi fra l'altro in terra veneta già dalle prossime settimane. La corsa prende la partenza, da prima c'è un tratto piano come abbiamo detto, poi nella seconda parte le salite. Il ritmo è sostenuto, si va subito su medie decisamente interessanti, ci sono anche le spaccature, i tentativi di allungo che non portano da nessuna parte, ma la corsa si presenta viva, palpitante, con l'Unione Ciclisti Trevigiani squadra favorita.
è squadra favorita, squadra da battere. I corridori di Mirko Rossato sono scesi in corsa molto motivati, ci tiene patron Remo Mosole a questa manifestazione, come ha detto nell'intervista, lui piacerebbe vincere qua, rinuncerebbe anche ad altre vittorie pur di sfrecciare per primo con i suoi colori sul traguardo di Viale Dalviano. Erano 11 le squadre extra regionali al via, più, come già detto, la nazionale russa, quindi sicuramente un cast di partecipanti di notevole valore per questa gara che si conclude quasi sempre allo sprint. Un avvio di stagione per la Trevigiani scoppiettante, ben 4 vittorie già all'attivo, l'ultima ottenuta soltanto 24 ore prima della popolarissima da Matteo Pelucchi, che ha vinto a Monte Cassiano. Poi ci sono state le 3 vittorie consecutive di Giacomo Nizzolo. Ma torniamo alla corsa, che intanto i corridori rientrano nel centro di Treviso, è lanciato lo sprint per i traguardi volanti che hanno ravvivato la competizione. Il primo va a Marco Benfatto della Zalfe e si va via, si va a cominciare la seconda tornata. Spettacolo quindi per Treviso e dintorni nella fase iniziale. Dunque, queste prime 3 tornate servono per riscaldare un po' i motori in vista del gran finale di questa popolarissima, che era imperniata pure sul 7° Memorial Antonio Basso, quindi una gara che ritorna puntuale ad inizio di stagione ogni 3ª domenica di marzo, e qui il traguardo è molto appetibile, un traguardo a cui molti ambiscono, specialmente quei corridori che hanno nello sprint l'arma migliore. Nel corso della 3ª tornata c'è un attacco a 2, un attacco di una coppia della Termopiave Meccanica 2P Cassolato Colori. Emiliano Stoichiu e Fabrizio De Fant che cominciano ad alimentare questo tentativo di allungo, partendo, possiamo dire, anzitempo, tenendo in considerazione ciò che attende sul Montello la corsa, per l'appunto. Rientra anche Federico Bontorin, però, nel plotoncino al comando. Sono 3 i corridori che cominciano ad alimentare questa azione già nel tratto pianeggiante, con l'inquadratura ancora su Fabrizio De Fante, corridore che arriva dalla provincia di Trento, da Terlago, atleta ventenne, come abbiamo detto, in forza alla Termopiave. Se ne va in compagnia di Federico Bontorin, mentre perde contatto Emiliano Stoichiu. Federico Bontorin, vicentino di Romano Dezzelino, in forza alla Zalf, corridore 24enne, vincitore lo scorso anno a Schiavon nel Memorial Jerry Gasparotto. Da dietro escono altri corridori, ecco che vediamo già nell'inquadratura i contrattaccanti, e troviamo Marco Coledanne della Trevigiani, Paolo Locatelli della De Nardi e Alessandro De Marchi di Cyclo Team Friuli. Riescono ad agganciare la coppia al comando, si forma così un quintetto che caratterizza la parte centrale della corsa. E qui il quintetto passa fra poco sotto il traguardo, eccolo qua, per la conclusione delle prime 3 tornate pianeggianti, ognuna di 27 km e 800 metri. Adesso si imboccherà nuovamente la Feltrina e poi si andrà verso il Montello, Gran Premio della Montagna, sulla presa 5, poi sulla presa 15, come già detto, a Santa Maria delle Vittorie, Gran Premio della Montagna, dove il comune di Vilorba aveva messo in palio una medaglia d'oro. Il quintetto davanti racimola un vantaggio abbastanza consistente, oltre 3 minuti il vantaggio dei Battistrada, quindi il gruppo dietro dovrà darsi una svegliata prima che cominci la salita per recuperare un po' di vantaggio. La strada però è ancora tanta da fare, dall'ultimo Gran Premio della Montagna all'arrivo ci saranno poi più di 30 km, quindi sicuramente c'è spazio per recuperare. Marco Coledanne nell'inquadratura, corridore che, ricordate, a fine 2008 era stato coinvolto da un incidente che l'ha messo con i piedi a terra, ha faticato tantissimo per recuperare la condizione, è ritornato con grandi motivazioni già lo scorso anno con la sua vittoria al campionato italiano in seguimento individuale, poi altre vittorie conquistate nelle prove su strada per questo 22enne di Fontanelle, che ha in squadra anche il fratello Massimo. Poi c'è quel Paolo Locatelli, che arriva da Romano di Lombardia, corridore dalla provincia di Bergamo, in forza alla De Nardi, che in terra trevigiana si è bene distinto al Trittico Veneto
per juniores, quindi ripassato fra i dilettanti con ottime caratteristiche, con ottima caratura. E poi c'è Alessandro De Marchi di Cycle Team Friuli, corridore che arriva dalla provincia di Udine, lui è di Buia, un corridore 24enne, 2 vittorie lo scorso anno a Verona e nella Torino Biella. Comincia la salita, il quintetto è là davanti, macina a chilometri, ha un vantaggio, come è stato detto, come abbiamo detto in precedenza, superiore ai 3 minuti, da dietro bisogna faticare ora, non sarà semplice. Non ce la fa De Fanta a tenere il ritmo dei 4 compagni di fuga, che quindi rimangono da soli, De Marchi, Locatelli, Colledan e Bontorin, verso il Gran Premio della Montagna sulla presa 5, la presa che fu dei mondiali dell'85 del Montello, la salita di mondiali. Il quartetto sul Gran Premio della Montagna ha ancora un vantaggio di 2 minuti sul gruppo che sta velocemente recuperando. Ora la corsa sta entrando nel vivo. Discesa di Santi Angeli, un tratto della panoramica che fiancheggia il fiume Piave, e poi sulla presa 15, una presa abbastanza impegnativa, una salita che darà sicuramente filo da torcere a più di un corridore che non, sicuramente non riuscirà a tenere le ruote dei migliori, e qui ci sarà la prima scrematura. Ecco qua Federico Bontorin, Zalfa e Disire Fiora che fa il ritmo sul primo tratto della 15, il tratto più impegnativo. Poi nel finale questa ascesa spianerà un po' e lascerà un po' di respiro prima di Santa Maria delle Vittorie, prima del Gran Premio della Montagna. Da dietro si sta un po' muovendo qualcosa, davanti 4 battistrada, dietro a poco più di 45 secondi un quartetto insegue la testa della corsa. Vedremo fra poco anche nelle nostre inquadrature. Per quanto riguarda appunto gli inseguitori, troviamo Michele Nodari, un altro del team Denardi, un atleta 25enne, poi abbiamo visto Gabriele Bonen, l'equadoregno della Mantovani, c'è anche Matteo Fedi del team Opla assieme a Mattia Barabesi, un 21enne in forza al team Opla, formazione che arriva dalla Toscana. Leon, il vincitore del trofeo Bianchin, in forza alla Mantovani, eccolo là che scandisce il ritmo degli inseguitori che cercano di ritornare sotto, mentre davanti Federico Bontorin è sempre pimpante, sempre molto attivo, il corridore della Zalfa e di Gilles Fiore, conduce il quartetto che si sta avvicinando a grandi passi verso il secondo Gran Premio della Montagna. Da dietro intanto si scatena la bagarre, il gruppo si sta letteralmente frantumando, e sul secondo Gran Premio della Montagna eccoci qua con il quartetto che va a transitare, con Federico Bontorin che passa davanti a tutti superando Locatelli, poi De Marchi e in quarta battuta il Marco Colledan, il corridore della Trevigiani. Ma il gruppo è lì che soffia vicinissimo, soltanto 30 secondi di ritardo per la prima porzione del gruppo, per il primo frangente che è riuscito a fare la differenza sulla salita della presa 15. Sono 30 ore i chilometri che separano i corridori dalla conclusione, dal Gran Premio della Montagna di Santa Maria della Vittoria, poi giù in picchiata, presa 5, dunque in discesa, Giavera del Montello, e poi un percorso privo di difficoltà sino alla conclusione, sino al traguardo. C'è sempre però quella condizione legata, diciamo, al vento che potrebbe soffiare e rendere difficile l'incedere dei corridori, mentre intanto si porta davanti ancora Marco Colledan per i colori della Trevigiani, la società che ha organizzato questa 95esima edizione della Popolarissima. Come potete vedere c'è ancora un ottimo accordo fra i 5 alla comando, che conservano ancora un discreto margine di vantaggio, mentre ora sono già nel tratto piano della corsa. Ma da dietro il gruppo sta recuperando velocemente, davanti 4 anni in Paolo Locatelli, probabilmente l'uomo più veloce di questa avanguardia, mentre Colledan, lo sappiamo, buon finisher, potrebbe in caso di arrivo giocarsi le proprie carte con un finale a sorpresa, un finale come solo lui sa fare. Ma però il gruppo in località Catena di Villorba ritorna sotto e va a riprendere i 4 battistrada, tutto nuovamente quindi da fare, e la Popolarissima
ma mantiene fede alle proprie tradizioni, che vuole un arrivo allo sprint con una cinquantina di corridori a giocarsi questa prestigiosa gara di inizio stagione, questa popolarissima Gran Premio Antonio Basso. Ecco qua il gruppo che è ritornato sotto, ha chiuso sui battistrada ed ora la Trevigiani che prende in mano le redini della situazione a 6 km dalla conclusione, con la formazione di Mirko Rossato schierata lì davanti, sicuramente per Giacomo Nizzolo il più veloce del lotto della formazione di Porta San Tommaso, che potrebbe inanellare un altro successo in questa popolarissima e regalare così a patron Remo Mosle quella soddisfazione che sta cercando oramai da qualche anno. Spalti gremiti sulle mura della città di Treviso per questo emozionante finale, anche Pellizzotti, Modolo e Cimolai sul traguardo, ma siamo oramai allo sprint conclusivo, ultime due curve, si entra sul rettilineo finale con il gruppo sportivo Caneva a dettare il ritmo, c'è un contatto con Edoardo Costanzi della Zalfe che va all'aria, ma oramai non c'è più tempo, ci siamo all'epilogo. È lanciato già lo sprint, che è emozionante, e adrenalina pura, ecco che vediamo già le maglie della Trevigiani davanti con Nizzolo che sprinta decisamente bene, alza le mani, bruciato Nizzolo da Viviani, il vincitore dello scorso anno. Viviani dunque, Nizzolo, poi Gomirato, Butazzoni, Iachimo, Tastevic, c'è Andriato, Dal Botto, Masini e Magrinne. C'è molta incertezza qui sull'arrivo, ancora non si sa chi ha vinto, tu cosa dici? Marchiol. Ma solo noi corridori sappiamo quando la riga chi vince tra i due. Nizzolo ha sbagliato perché era a 150 metri che mi aveva a fianco, non capisco il suo gesto di aver alzato le mani prima, però fino alla riga la gara è aperta e il colpo di Renne ha dato ragione a me. Viviani ha detto che hai sbagliato a alzare le mani troppo presto. Ha ragione lui, ho sbagliato a alzare le mani, un errore da principiante che oggi proprio non ci voleva, però le volate sono anche questo, quindi insomma è stato più furbo lui a crederci fino in fondo. Quanto rammarico? Tanto, perché la squadra ci teneva molto, anch'io in particolare, perderla così è brutto, perché averla persa in altro modo sarebbe stato meglio. Viviani è stato astuto, bravo, bravissimo, all'occhio della pista, è successo a Zabe con Freire alla Sanremo, corridori esperti, e Minizzolo voleva avere la soluzione di alzare le mani e ha alzato le mani per secondo posto. Comunque la gara è riuscita bene, il pubblico era talmente in sospensiva che non aveva fiato. I tre club più importanti del Veneto sono primi, secondi e terzi, e io sono contento perché la gara è riuscita, non è successo neanche un incidente, il pubblico era contento, io ho sorrido meno, ho detto prima, se vincevo mi veniva il sorriso più spontaneo, ma d'altronde ho perso, ma non ho perso la vita, noi ciclisti sappiamo anche soffrirne un po' in silenzio, ma va bene così. Gaerne, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Stilo, la scarpa per ciclismo indossata dai migliori atleti dello scenario mondiale. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100.
Ancora immagini della stagione 2010 con due belle vittorie di un ragazzo che sta ancora sgomitando nel mondo dei pro. Una promessa nelle categorie giovanili che però, dopo qualche disavventura tra i dilettanti ed un buon inizio ai primi passi tra i professionisti, sta ora ancora cercando a 26 anni la sua dimensione. Claudio Modolo, assessore alle associazioni di Vazzola, associazioni che fanno belle manifestazioni come questa e che collaborano, che hanno buone idee per il comune e per il paese. Sicuramente tutte le associazioni del comune di Vazzola, specialmente queste che svolgono queste attività sportive, coinvolgono tutti i nostri ragazzi, sono associazioni che hanno comunque sempre un buon risalto per le manifestazioni, associazioni che comunque prendono i nostri ragazzi e li mantengono vicini alle associazioni e danno un percorso sempre molto sano e anche in campo sportivo. Grazie. Pizzato Fiorenzo, organizzatore di questa gara nonché sponsor, quest'anno prima della partenza abbiamo 107 ciclisti partenti, una bella manifestazione sicuramente. Sì, dovrebbe esserci una bella manifestazione, appunto 110 partenti, la giornata sembra che ci aiuti, quindi un bocca al lupo a tutti quanti e speriamo che vada come il prossimo, come l'anno scorso. Okay. 27esimo anno, ma non ti stanchi? No, dico sempre di finire, di smetterla, però ogni anno mi viene la grinta di nuovo di incominciare e quindi siamo qui e arrivederci appunto il prossimo anno. Rientriamo sulla corsa già avviata, c'è già un attacco come possiamo vedere con Davide Valeri della Rinascita Ormella e Davide Durante del team Moro Viotto Bicycle Line, il primo attacco della giornata, escono questi due ragazzi da un gruppo forte di 107 corridori, una corsa viva, palpitante, vissuta proprio su continui tentativi di sganciamento che il gruppo però, come in questa circostanza, ha controllato non concedendo mai molto spazio ai vari attacchi. Il gruppo ritorna compatto, va a riprendere i due fuggitivi e non c'è spazio quindi per queste azioni qui a Vazzola nel 27esimo trofeo termoidraulica Pizzato, gara che si svolgeva in circuito, un circuito di 5 km e 900 metri, erano 10 le tornate, quindi 59 km complessivi. Organizzava il gruppo sportivo Vazzola con il presidente Giovanni Zanella. Ancora attacchi in testa alla corsa. E ancora con la Rinascita Ormella, stavolta è Andrea Bravin che prova l'allungo, un po' di margine anche per lui, bella la sua azione, ci provano insomma da più parti i corridori che contribuiscono ovviamente a ravvivare questa competizione, è un po' usuale anche se vogliamo per quanto riguarda le categorie allievi, ecco che nel frattempo da dietro un manipolo d'atleti si sgancia, va ad agganciare Bravin, situazione dunque che si rimescola. Il gruppo ritorna quindi a ranghi compatti, però per poco, perché la corsa è assai movimentata e ci prova ancora Davide Durante della Moro Viotto, eccolo qua, che si rialza sui pedali e cerca lo sganciamento, cerca di acquisire un po' di vantaggio e di insenare quindi un tentativo di fuga, tentativo al quale rispondono alcuni atleti e si va a formare così in testa alla corsa un plotoncino che però non prosegue per tanti chilometri. Il gruppo è sempre attento a pochi secondi. Infatti su questa azione, come abbiamo detto, gruppo che rientra, è rientrato Filippo Secche della Sprint Vidor con Francesco Merotto, poi anche Alvise De Marchi del Rubegano, Gianluca Vecchio della Marenese, ma continuano a cambiare repentinamente, se vogliamo, anzi senza volere. Sono proprio i corridori che impostano la corsa in questo modo. Stavolta è Nicola Saravanelli del gruppo sportivo Valle di Cembra che allunga in vista dei passaggi sotto quella che sarà poi la linea del traguardo ad agguantare anche i premi sui traguardi volanti. La corsa si dipana ancora all'interno dei vitigni di questa terra ricca anche di buoni prodotti. E qualche centinaio di metri di vantaggio per l'attaccante e poi il gruppo che va nuovamente a chiudere. C'è molta attenzione, i corridori del Postumia sempre lì davanti nelle prime posizioni a cercare di chiudere, a cercare di andare a riprendere tutti i tentativi come in questa occasione con Said Lizza, il corridore del team Bosco di Orsago, che prova a cercare di costruire qualcosa di importante. Ma eccoli qua, i colori fucsia di Castellano
Castelfranco, ancora attenti, vanno a riprendere subito il tentativo di Seid Liz, che ci prova ancora in vista del passaggio sul lo striscione d'arrivo. Ma viene proprio bruciato nei pressi della fettuccia da Giorgio Faoro del team Moro Viotto, che va così a prendersi il traguardo volante. Intanto il gruppo si allunga, ma subito dopo il passaggio al traguardo volante appunto si rialzano i corridori, rimescolamento ancora, ormai siamo entrati nelle fasi conclusive, come si può vedere c'è una sorta di controllo nelle primissime posizioni. È da pensare che questa sarà la risoluzione, insomma, con un volatone generale. Difatti il finale è sempre a ranghi compatti e sul traguardo di Vazzola per il 27esimo trofeo termoidraulica Pizzato, organizzato dal gruppo sportivo Vazzola con Fiorenzo Pizzato in regia. Lo sprint è di quelli a ranghi compatti. Ed eccolo qua davanti già Federico Zurlo, postumi 73, che vince facile su Pesotto, Ciuta, Cester, Mirisola, Sartor, Trevisan, Chinelato, Zorzi e Ravanelli. Oggi il vento era troppo forte, io sinceramente volevo lavorare per la squadra oggi, dato che ieri ho vinto. Ci ho provato, ma c'era troppo vento e non riuscivamo a portare via una fuga con i nostri corridori. Poi ho deciso io di cambiare tattica, perché ho visto che era un po' improbabile arrivare da soli. E allora ho messo a disposizione i miei compagni di squadra, di cui ringrazio moltissimo, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. E poi l'arrivo, sono partito ai 350 metri di causa uno del sprint Vidor che è partito all'ultimo chilometro, è andata veramente benissimo. Una dedica speciale abbiamo sentito prima. Anche al mio nonno che è venuto da Roma, da provincia di Frosinone, a vedermi, e dedico anche al mio nonno. Quest'anno il 23 maggio, festa dello sport. Sì, quest'anno vogliamo organizzare una bella festa dello sport, impegnata soprattutto sui giovanissimi. Sui giovani che vogliamo portare appunto lo sport, far conoscere lo sport ai giovani, quindi soprattutto anche il ciclismo, verrà insegnato ai giovani sia dalla prima elementare fino alla terza media, in modo che abbiano in futuro questa professione. Come tradizione vuole, a salutare i quasi 400 allievi giunti da tutta Italia e anche dall'estero per partecipare alla Coppa d'Oro sono stati i figuranti di Borgo Valsugana, con la sempre attesa e spettacolare filata per le vie del centro storico della cittadina trentina. Un momento sempre ricco di significati, con i corridori che attraversano a passo d'uomo la via principale per schierarsi poi al via ufficiale di questa gara che per tutti i partecipanti vale una stagione. Nomi importanti spiccano dall'albo d'oro delle 42 edizioni finora disputate. Gente come Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Alessandro Bertolini, Gabriele Colombo, Roberto Pagnin, Giuliano Figueras, Ivan Basso, Dario Cataldo e poi ancora Diego Ulissi per due volte, tutti corridori approdati al professionismo che contribuiscono così a fare grande questa corsa dall'insolito numero di partecipanti. 81 chilometri complessivi da percorrere, con la salita dal Tenna a scremare il gruppo nella prima fase. Poi però saranno i due giri con il Telve da superare ad ogni tornata che decideranno le sorti della corsa. Corsa che schierava al via una nutrita schiera di campioni italiani delle varie specialità, un lotto quindi di spessore per un confronto ad altissimo livello. Dopo il primo di due giri conclusivi, con il passaggio sotto lo striscione d'arrivo, molti dei quasi 400 partenti erano oramai fuori gioco. E come quasi sempre accade, sarà poi la salita del Telve, ripetuta per la seconda volta, che selezionerà i valori in campo, consentendo così ai migliori una possibile azione di forza. E l'attacco determinato, potente, lo portano in quattro: lo sloveno Moric, il veronese Marchesini, il toscano Orsini ed il veneto Federico Zurlo, che precedono sull'arrivo il gruppo di pochi metri. E l'urlo di Zurlo non perdona. Una vittoria per il suo direttore sportivo, Tiziano Pastro. Una vittoria per suggellare una stagione con 14 successi. Era tra i favoriti Federico Zurlo, postumi a 73 Dino Oliviero, e non ha tradito le attese. Marchesini è il primo dei battuti, seguivano poi Moric ed Orsini.
Donato regolava i primi inseguitori davanti a Sec, Petelin, Rosa, Peroni e Gamba che terminava al decimo posto. È stata una vera festa per tutti in casa Postumia 73 di Oliviero, con il presidente Bruseghin, con il team manager Antonello, ma soprattutto per Federico Zurlo e ancora di più per un commosso Tiziano Pastro, il suo direttore sportivo, applaudito sul podio assieme al vincitore, al suo pupillo Zurlo. Pastro, direttore sportivo del Postumia 73 di Oliviero, cosa significa per te la vittoria di Zurlo a Borgo Valsugana? Ma è un coronamento di un pezzo di carriera, di direttore sportivo. Era un sogno 20 anni fa, si è realizzato e le emozioni che si prova non si può descrivere, insomma. C'era andato vicino l'anno scorso e si sapeva che quest'anno se non bisognava aver fortuna arrivare al Tenna fino a che poi rimanevano che gli 80, 90, 100 corridori. La fortuna ci ha assistito e poi lui ci ha messo del suo. Federico Zurlo, ti bruciava l'anno scorso quel quarto posto, quest'anno hai deciso di affrontare l'ultima parte in modo diverso, raccontacela. L'anno scorso ho imparato che questa corsa si vince nel primo giro finale. Quest'oggi non ho voluto che nessuna fuga andasse via nell'ultimo giro, difatti ero sempre là davanti a battagliare e niente, poi in salita c'era lo sloveno e Orsini che davano battaglia, sapevo che la gamba c'era e la testa c'era e sapevo che potevo farcela, però è sempre dura vincere la Coppa d'Oro, non è così semplice. Temevi qualcuno in particolare tra i corridori in fuga con te nel finale? Ho parlato anche ieri sera con il mio direttore sportivo, l'unica persona che avevo paura ero me stesso. Sapevo anche in settimana, ho visto che la gamba era fenomenale e l'unico pensiero che avevo era solo di vincere, ma quest'oggi ho dimostrato negli ultimi due giri di essere uno dei più forti in salita e anche in volata. Federico, 14ª vittoria stagionale alla Coppa d'Oro, ci vuole una dedica speciale. Alla squadra, ai direttori sportivi che non mi hanno dato pressione quest'oggi e ho voluto fare la gara per divertirmi e niente, così ho dato il mio 100%, anzi 110% e è andata tutto bene. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Quanti amici veri appassionati di ciclismo purtroppo scomparsi, dal cavalier Elio Zanatta ad Angelo Mestriner ed ancora Ettore Floriani che abbiamo visto scorrere nelle immagini. Immagini che si riferiscono al circuito di Paderno di Ponzano che anni addietro apriva con San Michele di Piave 24 ore prima ed in concomitanza con Castello Roganzuolo la stagione veneta dei dilettanti. Una kermesse piana ma difficile che quasi mai vedeva emergere corridori di secondo piano come appunto nell'edizione del 2010. Tutti under 23 che prendono parte a questo appuntamento che il cavaliere Elio Zanatta e il suo team mettono in cantiere da tantissime edizioni. Subito all'avvio non perde proprio nemmeno il tempo per lanciare i cinturini che Carlos Manarelli scappa, prende subito un bel po' di margine di vantaggio, dietro il gruppo s'allunga la media, nonostante il percorso caratterizzato dalle curve a gomito è decisamente buona, l'andatura e il ritmo caratterizzano la corsa, però i 90 chilometri che segnano questo tracciato di gara riservano situazioni che vedremo adesso anche interessanti. Manarelli, una vittoria per lui l'anno scorso, corridore del team Marchiolle brasiliano alla corte di Beppi Lorenzetto oramai da un paio di stagioni.
Le immagini ritornano sul gruppo del circuito di Paderno, un gruppo che si va via via assottigliando. Ci sono movimenti in corso e quindi la gara si sta facendo decisamente dura. Proprio sull'azione di Carlos Manarelli il gruppo si spacca letteralmente in due tronconi. 21 al comando, da dietro c'è la Trevigiani con delle stelle che cerca di rientrare sui 21 di testa. Rapidamente il team Marchiol con D'Agostin, Del Bello, Manarelli, Rinaldi e Ungaretto. Delio Galina con Amicabile e Mola. Poi la Trevigiani con Nizzolo, Fortin e Remondi. La Zalfa ha ben fatto, Penasa, Colbrelli, Cornelio e Milani davanti, la Mantovani con Bilato, la Termopiave con Fornasiere e De Fant, poi anche Gidoni e Berdos ed infine Palazzago con Zambon. Stavamo dicendo, eccolo qua, delle stelle, corridore della Trevigiani, va da solo, cerca da solo il riaggancio, da dietro sta uscendo anche Andrea Dal Colle che potrà dargli manforte, situazione interessante. Delle Stelle vincitore l'anno scorso del Medio Brenta, che non riuscirà però a rientrare sul gruppetto di testa, tra i quali c'è da notare i giovani Penasa e Ungaretto, due junior fino alla scorsa stagione che si stanno decisamente mettendo in luce subito anche in questa categoria. Vale però lo stesso discorso che abbiamo fatto nella gara di San Michele, per gli junior al primo anno questi sono circuiti ancora alla loro portata. Ed ecco qui quella curva a gomito sulla quale i corridori sono indotti a rallentare tantissimo, quasi da fermi per rilanciare il ritmo. Delle Stelle e Andrea Dal Colle fanno coppia dietro, ci danno proprio dentro a tutta, come si suol dire, non ne riescono però a ridurre lo svantaggio e quindi stanno lì a bagnomaria per diverse tornate, poi saranno costretti ad alzare bandiera bianca. Il cavaliere Elio Zanatta è riuscito ancora una volta quindi ad allestire questa manifestazione di inizio stagione con il Velo Club Bianchin. Il cavaliere Zanatta, che come tutti sappiamo organizza l'internazionale trofeo Gianfranco Bianchin, dopo tanti sacrifici anche quest'anno ha messo in cantiere questa bella manifestazione, pure questa valida come dicevamo per la Challenge Denardi, Challenge Denardi che l'anno scorso fu vinta da Elia Viviani della Marchiol sulla coppia della Zalfe, vale a dire su Benfatto e su Gomirato, proprio il vincitore del giorno precedente a San Michele di Piave. Vediamo intanto uno dei passaggi sotto quello che è lo striscione d'arrivo, siamo a circa metà gara, abbiamo visto il contagiri, 27 tornate alla conclusione, anche il pubblico interessato nei vari punti del percorso, una giornata diciamo anche un po' freddina, tutto sommato non c'era il sole del giorno prima, ma i corridori comunque hanno dato una buona dimostrazione del loro valore. Questi che stanno al comando hanno preso molto vantaggio, punta massima 2 primi e 20 secondi, ma pensate che a percorrere l'intero giro impiegavano circa 2 primi e 45-47 e quindi c'era la possibilità proprio che i ritardatari fossero doppiati. Intanto vediamo ancora Carlos Manarelli, azione isolata, siamo nella seconda parte ormai della corsa quando il protoncino al comando fa sentire anche la fatica, ma comunque tenacemente tiene in mano ancora la corsa. Praticamente il gruppo spaccato in due tronconi e per quelli che sono rimasti dietro è praticamente quasi impossibile riuscire a ricucire. Ci ha provato la Trevigiani che era poco rappresentata nel drappello di testa, non ci è riuscita, mentre le altre formazioni hanno corridori che sono sicuramente all'altezza di poter sprintare vincendo questa manifestazione, quindi se la prendono un po' comoda e danno buon gioco gli uomini al comando. Intanto sta nascendo sulla scia di Manarelli l'attacco che ha proposto appunto Carlos Manarelli, s'aggancia Milani, un giovane in forza alla Zalfe, e De Fant, Fabrizio De Fant della Termopiave, un corridore ventenne, Milani che junior lo scorso anno ha vinto più volte, De Fant gli dà un buon apporto, il terzetto se ne va via al comando, mentre la parte del gruppo che è in ritardo viene fermata, ormai c'è nell'aria il doppiaggio per evitare la confusione dell'ultimo giro, il grosso
sono 26-27 corridori, vengono fermati. Intanto però la corsa, quando mancano 10 giri alla conclusione, si sofferma proprio su questa azione. Eccola qua, davanti ci danno dentro, oramai sanno che il 38esimo circuito di Paderno, Gran Premio Lavi, è un affare da giocarsi proprio tra gli uomini di testa, e quindi iniziano le manovre di avvicinamento alla fase finale. Ci sono tentativi di scatto, tentativi di allungo, però per il momento il plotoncino rimane ben compatto. Situazione che prima della conclusione, insomma 20 km al termine, ormai sono anche meno di 20 km, potrebbe riservare qualche altra situazione interessante, proprio come ci si aspetta anche e si aspetta il pubblico. Intanto vediamo Luca Bilato della Mantovani nell'inquadratura dal bello che ha avuto, dal bello trascorsi proprio con il Velo Club Gianfranco Bianchini, questo corridore di Riese Pio X, da junior ha gareggiato con la squadra del Cavaliere Elio Zanatta. Ecco qua davanti ancora le immagini sugli uomini di testa, tra i quali anche Sonny Combrelli, Zalfe di Girefior, uomo veloce che l'anno scorso è andato a segno in più di un'occasione. Ha vinto per l'appunto Franco la Bolgara e anche a Bagnolo lo scorso anno. E ha avuto anche una brutta caduta sulle strade veronesi che aveva fatto temere il peggio, e invece tutto si è risolto fortunatamente per il bene. Terzetto ancora sull'inquadratura, viaggiano anche con buona collaborazione nel tratto finale, però vedete che c'è Milani, rimane lì in coda, da dietro ci sono i velocisti, c'è ben fatto in questo gruppetto l'uomo veloce, il padovano di Santa Eufemia in forza alla Zalfe, abbiamo parlato anche di Colbrelli che forse è un po' meno veloce dello scorso anno, ma quindi situazione ancora molto aperta. Siamo però già nel momento topico della corsa, quando scatta per l'appunto Sonny Colbrelli, il bresciano di Casto, corridore ventenne, abbiamo già detto le sue due vittorie dello scorso anno, si riporta sul terzetto, scatta subito perentorio e se ne va. Quattro giri alla fine, solo al comando, e incomincia già da questo momento ad incamerare secondi preziosi. Davvero inusuale per Colbrelli questo attacco, eravamo abituati a vederlo sprintare, giocarsi la vittoria quindi in volata, qui sorprende un po' tutti e mette le ali ai piedi e scappa via, lascia la compagnia e si invola tutto solo verso il traguardo di Paderno di Ponzano, dove si andrà tra poco a concludere il 38esimo circuito di Paderno, 28esimo Gran Premio Lavi Hunting Fortunistica, con il Cavaliere Elio Zanatta, il Velo Club Gianfranco Bianchini. Ecco qua il corridore di Luciano Rui, di Luciano Camillo, che passa a tre tornate dalla termine, Sonny Colbrelli, Zalfe, Desiree Fior, un'azione veramente efficace, la sua è stato veramente bravo, coraggioso a cercare lo sganciamento e lo sta facendo veramente alla grande, dietro non riescono a ritornare sotto, e quindi per il corridore della Zalfe, Desiree Fior, è veramente un'apoteosi. Eccolo qua che passa nuovamente sul traguardo e tra poco ritornerà su questa linea d'arrivo per la conclusione del 38esimo circuito di Paderno. Ecco qua le immagini e tra poco la conclusione, veramente una grande gara per Sonny Colbrelli. Sulla linea del traguardo tutto è pronto, alza le braccia al cielo, saluta qualcuno che sta proprio in cielo, Sonny Colbrelli, fa pari e patta con Gomirato che ha vinto il giorno prima, è proprio il caso di dire, un bel inizio stagione per la Zalfe. Si sprinta intanto per la piazza d'onore con Ambicabile che precede a ben fatto Nizzolo, Ungaretto, Bilato, D'Agostin, Forner, Rinaldi e Penasa. La Zalfe sugli scudi ancora, come dire, una stagione, un inizio stagione davvero da incorniciare. Sì, siamo partiti davvero bene, ieri con Gomirato, oggi ho vinto io e potrei vincere come un altro dalla mia squadra, ho avuto la fortuna di andare via sul finale e tenere fino all'arrivo, e siamo partiti davvero bene sperando di mantenere questo buon passo. A 4 dalla fine hai rotto gli indugi, temevi la concorrenza? Ma si sapeva che in volata c'era gente come Nizzolo e infatti Amicabile, così poi certo avevamo anche ben fatto, veloce, ho provato perché sapevo che in volata quest'anno ho perso un po', ho detto proviamo e mi è andata bene. Cavaliere Leo Zanatta, il presidente, alcune considerazioni? Ma diciamo che il tempo è stato clemente, quindi non ha piovuto, un po' nuvolo, un po' di freddo, ma noi siamo abituati a questi
intemperie, forse anche peggio, perché noi siamo abituati sempre con la pioggia, sia che con questa gara di inizio stagione che come nel finale. Non molti partecipanti però. Sì, ma di qualità. Le grosse squadre c'erano tutte e si sono dati battaglia, e quindi lo spettacolo credo sia stato assicurato. Jesolo Ambient Bike, il progetto green di Jesolo per una città più vivibile e pulita. 500 km di piste ciclabili esistenti, suddivise in 12 percorsi a tema, immersi tra natura, storia, antichi borghi e le piazze più belle. Continuano le kermesse di inizio stagione, siamo a Pianzano, sempre in provincia di Treviso, per il 78esimo circuito di Sant'Urbano riservato alle elite d'Under 23. Organizza il circolo sportivo Pianzano con il presidente Valerio Galeazzi a mettere in cantiere questa kermesse e questa prova valida anche per la quinta prova della Challenge Sprint Denardi. Challenge Sprint Denardi che avrà il suo epilogo il giorno di Pasqua in quelle di Cimeta con la sesta prova. Al comando di questa speciale classifica, con Giorgio Dalbò e compagnia che tirano un po' le fila, Giacomo Nizzolo della Trevigiani con 180 punti che dopo la vittoria di Marino di Piave ha spiccato decisamente il volo. Giacomo Nizzolo che 24 ore prima in quel di Marzolara è andato a segno per la seconda volta in 6 giorni. Dicevamo di questa manifestazione di Pianzano in Perniata sul secondo Gran Premio tra Pontificio Casini, mentre gli organizzatori ringraziano pure la Banca della Marca per il grosso apporto, per il grosso sostegno che ha dato a questa kermesse, a questa gara. È proprio il signor Casini che abbassa la bandierina per la partenza ufficiale della competizione, una competizione storica questa che si corre a Pianzano per l'appunto, abbiamo già detto 78esima edizione, quindi di storia ne ha tanta proprio davvero questa manifestazione che ha avuto quest'anno alla partenza ben 133 corridori, un percorso piatto, un percorso veloce, si corre al limite dei 100 km, una taboga quindi sul quale si possono proporre i corridori con attacchi a lunghi, però abbiamo detto siamo alle prime uscite stagionali e qua le formazioni che ancora non hanno vinto cercano l'impossibile proprio per tenere strette le maglie. 100 km distribuiti su 40 tornate, 2 km e 500 metri a tornata, un paio di curve, però un rettilineo d'arrivo veramente eccezionale, uno stradone come se ne trovano pochi in circolazione. Questo circuito di Sant'Urbano è sempre stata una kermesse per ruote veloci, non mancano gli attacchi, i tentativi come in questo frangente con Andrea Dal Colle, un under 23 al primo anno in forza alla Trevigiani Bottoli, schierato da Mirko Rossato in queste prime uscite stagionali a dar manforte a quella formazione che ha in Giacomo Nizzolo la punta veloce in caso di arrivi allo sprint, mentre vediamo proprio Mirko Rossato in un momento di pausa che sta leggendo tranquillamente il giornale a bordo strada. Siamo soltanto agli inizi della gara, quindi ce ne sono ancora di chilometri. Valerio Galeazzi, anche il presidente, lungo il percorso, mentre sta nascendo un attacco. Attacchi isolati che si sono proposti, diciamo fin dall'inizio, azioni però che sono difficili da portare a compimento. Stavolta è Diego Bernardi che ci prova per i colori della Termopiave con questa sua azione che prende anche una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo, l'atleta Di Fonte, trevigiano quindi, cerca di mettersi in evidenza in queste fasi. Da dietro ci sono altri corridori che cercheranno poi di agganciare questa azione, però lui insomma mette la prima insegna di attacco sulla corsa. E il corridore dei fratelli Forner ha provato nelle prime tornate, comunque sono tentativi questi che non vanno da nessuna parte, è difficile rimanere davanti per più di qualche chilometro quando il gruppo si scatena, dietro va a chiudere subito su tutte queste azioni. Gruppo dunque compatto nel 78esimo circuito di Sant'Urbano, secondo Gran Premio tra Pontificio Casini, un circuito che ritorna puntuale oramai da tantissime edizioni ed è meta di tantissimi sportivi, di tanti appassionati
che convergono qui a Pianzano per assistere alle evoluzioni degli atleti, che si danno veramente un grande affare. C'è grande bagarre sempre in testa alla fila, anche se le azioni stentano un po' a nascere proprio per l'alta velocità che gli atleti sanno sviluppare. Lo scorso anno la vittoria andò a Matteo Pelucchi in maglia Bottoli, quest'anno la formazione ha come dire, proposto un ricondizionamento, un'organizzazione completamente diversa con la fusione con la Trevigiani, che abbiamo già detto due vittorie dopo una prima uscita stagionale, il primo fine settimana non molto felice per i colori di Porta San Tommaso, poi due vittorie di seguito tutte con Nizzolo. E c'è anche da dire per quanto riguarda la Trevigiani, domenica prossima la Popolarissima, un appuntamento storico anche questo. L'anno scorso Matteo Pelucchi, nel 2008 Bernardini, nel 2007 Guarnieri, nel 2006 Amerighi e nel 2005 Alberto Curtolo. Dicevamo della Popolarissima che si correrà domenica prossima, sicuramente il primo appuntamento importante nella marca trevigiana. Festival delle ruote veloci, ma c'è sempre il Montello da superare, qualcuno ci può anche lasciare le penne. E sull'arrivo di Treviso, sull'arrivo che fiancheggia le mura della città della Marca, sarà uno spettacolo con un pubblico veramente eccezionale come nelle altre edizioni. E là c'è proprio, come dire, una tribuna naturale, quella che è caratterizzata appunto dalla cinta muraria, sempre molta gente, sempre tanto agonismo, insomma è uno di quegli appuntamenti importanti a cui i corridori ci tengono in maniera diciamo molto, molto, molto calda. Lo scorso anno si era imposto Viviani per i colori del team Marchiol, forse sarà della partita anche stavolta, però è sempre molto incerta la risoluzione della competizione. Staremo a vedere domenica prossima cosa succederà. Intanto ritorniamo a Pianzano su questa straordinaria classica di apertura con l'alungo di Thomas Tiozzo, corridore della Bata, elite al primo anno, lui è nato nell'87, quindi passa nella categoria elite, arriva dalla provincia di Rovigo, da Portoviro per la precisione, e impone un forte ritmo alla sua azione, tant'è vero che prende un margine di vantaggio che tocca la punta massima di 50 secondi. È anche vero che, lo ripetiamo, è difficile, anche se ci troviamo nella seconda parte della prova, a portare a completamento diciamo questa azione. Da dietro ci prova la Coppigazzera con Moresco, vediamo cosa succede. Avanti intanto Thomas Tiozzo continua nella sua personalissima azione, dietro abbiamo visto Moresco, Coppigazzera tentare un riaggancio che non andrà a buon fine, e così Thomas Tiozzo continuerà da solo, questo atleta di Portoviro, l'anno scorso secondo nell'internazionale di San Vendemiano, internazionali del Prosecco che ritornano anche quest'anno con Col San Martino e Villa di Villa, mentre per ciò che concerne appunto queste internazionali, tra poco la presentazione dell'evento in provincia. Matteo Moresco intanto ancora nelle immagini, tra poco il gruppo ritornerà sul corridore di Renato Bonso e davanti resterà soltanto Thomas Tiozzo. E l'unico a reagire è Mattia Moresco, il vicentino di Marostica, in forza alla Fausto Coppigazzera Videa, che da solo cerca proprio di agganciare la testa della corsa. È faticoso però l'incedere in maniera isolata e Moresco rimane là a bagnomaria fra la testa della corsa e il gruppo. Gruppo che però vediamo con i corridori della Bata davanti a proteggere l'azione di Thomas Tiozzo. Ci sono ancora una ventina di chilometri però da qui al termine e il gruppo ha sicuramente in serbo qualcosa ancora da proporre. Per ricollegarci all'internazionale del Prosecco che abbiamo menzionato poco fa, dobbiamo sottolineare che è partita la grande, la primavera del Prosecco, quella manifestazione che si articola in diverse esposizioni nell'arco della primavera in quel dell'Alto Trevigiano. Mostra del Prosecco, le Proloco attive, l'Umpli della provincia di Treviso impegnata a promuovere questo prodotto della marca trevigiana.
Ritorniamo ancora sulla soggettiva, nel gruppo si stanno prendendo accordi, si stanno preparando le formazioni per il finale, intanto rientra Moresco nel gruppo, si sta avvicinando il gruppo stesso anche a Thomas Tiozzo, eccolo qua ancora Thomas Tiozzo che passa radente alle transenne, insomma nel tentativo di prendere poco vento, però la sua azione non è più fluida come all'inizio. Il gruppo, che tra l'altro aveva rallentato notevolmente, sta ora però alimentando l'azione in maniera più determinata con la Trevigiani, con il team Brisot Cardini Libanese, c'è poi anche la Zalfe, mentre la soggettiva ci riporta invece ancora sull'azione di Thomas Tiozzo, il corridore nato nell'87, corridore elite. Eccolo qua, che sta cercando di fare la differenza, sta cercando di resistere, però sicuramente anche lui in cuor suo sa che prima della fine il gruppo ritornerà sotto. È sempre così in queste kermesse, in queste manifestazioni, si lascia spazio finché si può, poi quando il grosso decide di andare a chiudere ci mette veramente un battibaleno a ritornare compatto. E qui il traguardo è un traguardo per ruote veloci, per velocisti, un traguardo appetibile, e quindi nessuno vuole lasciare lo sfuggire. Le formazioni come la Trevigiani, la Marchiore, la Zalfe, che vanno un po' per la maggiore in questo inizio di stagione, sono già tutte là pronte per cercare, per chiudere nel momento in cui lo decideranno, chiudere sul tentativo di Thomas Tiozzo. Ci prova nel frattempo un altro atleta a ritornare sotto, è Elia Zanon della Campagnari, che passa proprio in questo istante sotto lo striscione d'arrivo e mette nel mirino Thomas Tiozzo, un Thomas Tiozzo oramai esausto per la lunga azione. Eccolo qua il momento del ricongiungimento, Zanon supera Tiozzo e si propone nuovamente lui in veste di battistrada solitario, ma da dietro il gruppo oramai fa buona guardia. Siamo nelle ultimissime battute, mancano pochissimi giri alla conclusione, e quindi ecco qua il plotone predisposto in lunga fila indiana che va a ricompattare il tutto, che va a riprendere il corridore della Campagnari. E davanti a tirare troviamo Riccardo Storti, un 21enne in forza al team Brisot Cardin Bibanese, arriva da Feltre, rimescolamento generale, tutto si va a riproporre quindi per un finale preannunciato, possiamo dire, in uno sprint generale. Ecco intanto che in testa si porta e rimane Riccardo Storti a pilotare l'azione, il ritmo ora ritorna sui valori migliori, siamo intorno ai 47-48 di media, e su questi valori è anche difficile poter proporre ancora un'azione isolata, anche se possiamo dire che la sorpresa ci sta sempre in queste competizioni, ci potrebbe essere lo scatto che magari parte dall'ultimo chilometro, certo è che però le formazioni e tutti i corridori sono attentissimi a queste possibilità. È difficile andare via, perché qui ormai controllano tutti, si mette davanti la squadra a 50 all'ora e nessuno è in grado più di scattare, quindi quasi sicuramente si andrà allo sprint a ranghi compatti su questo traguardo di Pianzano, valevole per il 78esimo circuito di Sant'Urbano e valevole pure per la quinta prova della Challenge Sprint Denardi, che come abbiamo già detto si concluderà il giorno di Pasqua in quel di Cimetta di Codogniese. Challenger Sprint Denardi, che vede i colori della Trevigiani con Giacomo Nizzolo comandare le operazioni. Gruppo compatto, rettilineo d'arrivo, oramai ultimissime battute, ci si studia, ci si controlla, oramai le squadre stanno prendendo posizione per preparare la volata all'uomo predestinato a sprintare sul traguardo di Pianzano. Da davanti la Caneva, la Zalf, la Trevigiani, partirà il treno fra poco delle formazioni, potrebbero essere anche due i treni, uno per parte della sede stradale, come vediamo in questa occasione sta a significare che il ritmo e la velocità sono davvero altissimi, bisogna in questo ultimo tratto spianare, come si suol dire, la strada alle ruote veloci, e là all'interno del gruppo ce ne sono numerose di ruote veloci. Intanto siamo sulla dirittura d'arrivo per assistere al volatone, eccoci con il gruppo che già aumenta la velocità, in questo momento ci sono situazioni di equità, vediamo un po' com'è la cosa, ma ormai a centro strada che sprinta magistralmente Giacomo Nizzolo, terza stagionale su Benfatto, Costanzi, Biolo,
Melegaro, Graziato, Dugani Flumian, Chinello, Bolzanne e Balichine. Eccoli qua la conclusione per la Trevigiani, tutti felici, la formazione di Porta San Tommaso. Tre centri in sette giorni, sicuramente un rullino di marcia importante ad inizio stagione. Sì, ora siamo partiti un po' in sordina il primo weekend, adesso ci stiamo riprendendo, anche oggi la squadra ha fatto un gran lavoro in un percorso che non permetteva di organizzare un treno perfetto, ma perfetti lo siamo stati. E niente, ringrazio tutti loro e avanti così. Che obiettivi si aprono adesso per Nizzolo? Ma ora, domenica c'è la popolarissima, speriamo di far bene, poi dopo per il resto vediamo. Alle iscrizioni ben 133 corridori, una prima gratificazione di questa giornata, è così? Sì, certamente, la bella giornata, i tanti corridori, tanto pubblico, e diciamo che abbiamo chiuso una bella lavorata. E poi un gran vincitore su questo traguardo, insomma è una caratteristica di questo circuito. Quest'oggi cosa dire per quanto riguarda la vittoria di Nizzolo? Più netta di così non poteva essere, la Trevigiani ha lavorato alla grande e ha portato a casa il risultato. Proseguo della stagione, cosa ci sarà per il CS Pianzano? Per quest'anno siamo a posto, il prossimo anno vedremo se rimetteremo in cantiere la corsa degli junior. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Ricerca non poteva che partire proprio da Molino dei Torti, un paese di poco meno di 600 abitanti, dove a fine agosto si tiene la festa dell'aglio e ad inizio ottobre la festa patronale di San Rocco, a cui è abbinata la corsa ciclistica che da 40 anni è inserita nella Challenge della Bassa Valle Scrivia. A rendere indelebile quel tragico giorno, però, è stata la caduta che si è verificata a 144 metri dal traguardo, proprio quando il gruppo era lanciato in volata. Giovanni per me era un fratellino piccolo. Il nostro era un rapporto che andava anche oltre la semplice bicicletta, la semplice corsa. Io vidi Giovanni il giovedì, prima che lui morisse. Quella è stata, secondo me, una tragedia annunciata. Lì c'era meno di quello che diceva il regolamento. Lì c'erano passi carrabili scoperti, c'erano ostacoli scoperti da delle sicurezze molto semplici, sono le transenne. Il gruppo sportivo Bassa Valle Scrivia aveva affidato i propri pensieri espressi da Piero Angelo Cisi, il vicepresidente, lo scorso 3 gennaio al quotidiano La Stampa. Nell'articolo, a firma del collega Massimo Delfino, si racconta lo sfogo del gruppo organizzatore che lamenta di essere tempestato da richieste continue di documenti da produrre. Piero Angelo Cisi ha sottolineato anche la scrupolosità del gruppo organizzatore, precisando che le transenne a Molino dei Torti sarebbero state disposte già a 180 metri dal traguardo. A Molino dei Torti vive anche Fabiana, uno dei testimoni oculari della caduta di Giovanni Iannelli, ha scelto di raccontare ai nostri microfoni cosa ricorda di quel terribile giorno. Io ero presente durante la corsa e come tutti gli anni la seguo perché è uno dei pochi eventi che al nostro paese partecipa ogni anno.
In questo punto che vedete evidenziato nelle nostre immagini era posizionata Fabiana, la ragazza che abbiamo appena ascoltato, mentre l'incidente è avvenuto poco più avanti, all'altezza del Civico 45, dove con ogni probabilità Giovanni Iannelli ha sbattuto contro la prima colonna, venendo sbalzato così contro la seconda e finendo a terra alcuni metri più avanti. Sul posto, insieme ai fiori portati da amici, parenti e conoscenti di Giovanni, è ancora visibile un mattone scheggiato che potrebbe essere il segno del punto in cui Giovanni avrebbe sbattuto il pedale sinistro per poi andare a colpire con violenza la successiva colonna e finire rovinosamente sull'asfalto. Vivendo come viviamo noi, anche io faccio sport, anche io faccio gare, so il rischio che si corre sempre in questi momenti. Non penso che ci sia qualcosa che si possa dire al di fuori che non doveva succedere. Cioè, a quest'età, alla mia età, alla sua età, aveva 3 anni in più di me, Giovanni, non doveva succedere. Mi viene male solo al pensiero che possano succedere cose del genere. Poi il rischio c'era per tutto, ma il rischio poi si può ridurre spesso. Quindi... di Giovanni Iannelli, un ragazzo di 22 anni, morto a 144 metri dalla linea d'arrivo in una corsa organizzata da una società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana. Sono qui per lanciare il mio grido a tutti voi affinché seguiate questa vicenda, perché si muore sulle strade. Io sono qui a manifestare tutta la mia solidarietà a queste madri, a questi padri straziati da un dolore insopportabile. Però volevo far presente a tutti voi, perché purtroppo non se ne parla di questo, che si muore anche alle corse ciclistiche. Si muore a 144 metri dalla linea d'arrivo perché manca una transenna, perché manca un materasso, perché manca una balla di paglia, perché manca una coscienza. Queste immagini risalgono al 23 febbraio scorso, quando a Roma si è tenuta la manifestazione Rispettiamoci in strada, promossa in favore della sicurezza stradale di ciclisti e pedoni. All'evento, che ha visto la presenza tra gli altri del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco e del commissario tecnico Davide Cassani, è intervenuto anche Carlo Iannelli, il papà di Giovanni, che continua a portare avanti la battaglia per dare giustizia al figlio e per far sì che anche le corse ciclistiche diventino più sicure. Una battaglia che il 3 marzo scorso è arrivata ad un punto di svolta. Il giudizio promosso dal ricorso alla Corte Sportiva d'Appello depositato dalla società Cipriani e Gestri su invito dei familiari di Giovanni Iannelli contro l'omologazione della gara di Molino dei Torti, infatti, è arrivato a sentenza. Una sentenza storica che ha visto la Corte, composta da Paolo Padoin, Samuel Lorenzetto e Luca Menichetti, affermare con certezza alcuni principi destinati a diventare delle pietre miliari nella ricostruzione di questa vicenda, ma anche e soprattutto per il futuro delle due ruote. La Corte, pur esimendosi dall'accertamento della dinamica e delle cause che hanno condotto alla morte di Giovanni Iannelli, ha stabilito con estrema precisione quante transenne erano state predisposte prima dell'arrivo di Molino dei Torti. 26 transenne sul lato sinistro e 24 sul lato destro, per un totale di 52 metri di transennatura a sinistra e 48 metri a destra. Un esame matematico, quello svolto dalla Corte, che visionando le immagini ha potuto stabilire con assoluta certezza che a Molino dei Torti non era presente la dotazione minima richiesta dai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana.
ma la Corte d'Appello è andata oltre, affermando con altrettanta sicurezza che la sede stradale della zona d'arrivo di Molino dei Torti, a causa di alcuni ostacoli presenti, era oggettivamente un pericolo per la sicurezza degli atleti in gara, non essendovi stata predisposta né transennatura né protezione di altro tipo. Dunque, a parere del collegio presieduto dal dottor Paolo Padoin, la zona d'arrivo di Molino dei Torti non poteva dirsi rispondente alle esigenze di sicurezza degli atleti. Allora viene da chiedersi perché quel giorno si è partiti, perché la gara si è svolta regolarmente e perché in tutti i verbali di corsa queste anomalie non sono state riportate? Predisporre la sicurezza era il dovere degli organizzatori, non solo per quanto imposto dai regolamenti della FCI, ma anche sulla base delle indicazioni fornite in sede di concessione delle autorizzazioni amministrative dalla provincia di Alessandria, che aveva prescritto testualmente che venisse garantita la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi del percorso. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello ha trasmesso gli atti alla Procura federale e ha condannato il gruppo sportivo Bassa Valle Scrivia al pagamento di un'ammenda complessiva di 430 euro. Cosa sarebbe successo se lo scorso 5 ottobre quel rettilineo d'arrivo fosse stato messo in sicurezza? Probabilmente Giovanni sarebbe ancora in gruppo, probabilmente a Molino dei Torti sarebbe potuta essere una festa vera fino in fondo e probabilmente la sua famiglia oggi non sarebbe dilaniata dal dolore per la perdita di un figlio di 22 anni. È facile per me parlare in queste occasioni perché io sto cercando di stare lontano a tutte le manifestazioni ciclistiche, perché non il ciclismo ma questo ciclismo mi ha portato via una tra le cose più belle che avevo, un figlio di 22 anni. È una battaglia che non dovrei combattere io. Non dovrebbe essere il babbo di Giovanni a portare avanti questa battaglia per la sicurezza e anche per la giustizia. Dovrebbe essere la Federazione Ciclistica Italiana. Io lo dico con il dolore nel cuore per la perdita di un figlio. Lo dico perché io sono un uomo della Federazione. Io attualmente sono un giudice del Tribunale federale e la cosa mi fa ancora più male. On the ocean, Louis was in motion, oh, Norbert Klasker was sailing, the blue sailing, oh, in the blooming, oh, a ship's compass between, and the lights read it short. There's a lurigan, Louis, there's a lurigan, oh, in the great accompanying of the waves, let us go. There's a lurigan, Louis, there's a lurigan, oh, in the great accompanying of the waves, let us go. Per capire l'importanza delle protezioni è sufficiente confrontare la caduta di Molino dei Torti con quella avvenuta appena qualche giorno fa alla Parigi-Nizza. Sulle strade alessandrine Giovanni Iannelli ha perso la vita per aver sbattuto contro un pilastro di mattoni e cemento.
In Francia, invece, le transenne posizionate dagli organizzatori hanno permesso agli atleti finiti a terra di cavarsela appena con qualche graffio. È evidente che i costi di allestimento per una manifestazione di quel tipo sono ben diversi da quelli di Molino dei Torti, ma è altrettanto vero che sarebbe bastato molto meno per salvare la vita di Giovanni. Da questa pista di Eli Soccorso a Molino dei Torti è volato via il corpo di Giovanni Iannelli. Noi abbiamo provato a raccontarvi la sua storia, abbiamo provato a raccontarvi la storia di quello che è successo a Molino dei Torti. Non abbiamo certamente la verità in tasca e nemmeno la pretesa di averla. Toccherà alla magistratura, alle procure che stanno indagando, fare chiarezza su quanto è accaduto. Di certo, da Molino dei Torti arriva un monito forte. Bisogna lavorare per assicurare la massima sicurezza a quei ragazzi che con passione si dedicano al ciclismo, altrimenti il nostro sport non ha un futuro. In the gray dark of evening, all the waves let us go. There's a Lurigando, hey, there's a Lurigando. In the gray dark of evening, all the waves let us go. Buona Lea, la casatella trevigiana d'Obsoligo. Buona, la più buona d'Italia. Giacinto Bevilacqua racconta Fausto Coppi. Come nasce l'idea di realizzare questa nuova pubblicazione? L'idea è nata in occasione del centenario della nascita di Fausto Coppi, campionissimo, ha compiuto 100 anni. L'anno scorso era doveroso da parte di una casa editrice, di un giornalista amante del ciclismo, dedicare una ricerca al campionissimo, al mito di tutti noi. All'interno di questo volume cosa troveranno i lettori di particolarmente suggestivo prima? Ecco, la pubblicazione si distingue per la collaborazione del grande collezionista friulano Renato Bolfon. Renato ha messo a disposizione la sua grande collezione su Fausto Coppi, per cui abbiamo selezionato 100 figurine, fotografie, lettere autografe, giornali e riviste italiane, belghe, francesi, un sacco di memorabilia su Fausto Coppi, il tutto accompagnato ovviamente da una ricerca biografica relativa alla carriera del campionissimo, ma anche alle tante sfaccettature della sua vita privata. Uno dei passaggi più importanti o caratteristici che rappresentano proprio l'anima, no, di questo grande campione? Ma i collezionisti troveranno soprattutto schede relative alle biciclette di Fausto Coppi piuttosto che alle maglie, sono aspetti magari meno studiati. Per la prima volta in volume sono elencati tutti i compagni di squadra di Coppi con le stagioni di appartenenza. E poi ci sono mille aneddoti sul campionissimo, ne citiamo solo uno, la Milano-Sanremo del 1946. La prima dopo la fine della seconda guerra mondiale, in diretta radiofonica il grande Niccolò Carosio esordì così: primo Fausto Coppi, in attesa dell'arrivo del secondo concorrente trasmettiamo un programma musicale. Infatti il secondo arrivò dopo un quarto d'ora. Questo a sottolineare la grandezza di Fausto Coppi e anche la particolarità dei tempi radiofonici di allora. Ecco, un quarto d'ora di nulla era veramente impossibile da raccontare nel 1946. Quanto bisogno c'è, dopo aver analizzato l'uscita, no, di questo volume, di conoscere da parte della gente? Credo molta, perché intanto quando parliamo di Coppi parliamo anche di Bartali, e Coppi e Bartali hanno fatto la storia dell'Italia, non solo sportiva, perché veramente sbaglierebbe chi pensasse a questi due campioni solo come a due grandi sportivi, a due grandi ciclisti. Coppi e Bartali hanno cambiato la società italiana, nella fattispecie le scelte di vita compiute da Fausto Coppi, al di là di ogni giudizio morale che possiamo esprimere oggi, hanno veramente cambiato la società.
località Coppi per l'amore adulterino per la dama bianca, conobbi gli arresti domiciliari. La signora finì in carcere per un paio di mesi. Il diritto italiano non prevedeva una relazione extraconiugale e questo è stato un segnale veramente molto importante. Se nel 1955 due persone che si amano liberamente devono scontare il carcere, devono andare a partorire in Argentina, voleva dire che quell'Italia aveva ancora molto da guardare avanti. In questo senso Coppi è l'uomo del progresso, l'uomo del futuro, con tutte le sue debolezze umane, e ce lo fanno un personaggio veramente dei nostri giorni. La bibliografia di Coppi è ricchissima di studi e approfondimenti. Questa nuova pubblicazione come si inserisce? Ma veramente c'è addirittura un amico bergamasco, Ezio Zanenga, uomo di ciclismo, che ha pubblicato un libro catalogando ed elencando i libri che sono usciti su Fausto Coppi. Diciamo che fra il 2018 e il 2019 si calcola che solo in Italia siano uscite 39 pubblicazioni su Fausto Coppi. Credo che non occorra aggiungere altro. Se andiamo nei mercatini, il pezzo più pregiato, il pezzo da collezione è la rivista di Fausto Coppi. Non parliamo poi di mitologie attorno a maglie o addirittura biciclette, insomma, sulle quali può avere pedalato Fausto Coppi. Oggi, a distanza di 101 anni dalla sua nascita, 60 anni dalla morte, Fausto Coppi è più vivo che mai, più ricercato, e io mi auguro che anche i più giovani capiscano la portata di questo personaggio, non solo per la storia dello sport ma per l'Italia tutta. Insomma, siamo di fronte a un personaggio che ha fatto il campo di concentramento, che è morto di malaria, che è riuscito a portare in alto il nome dell'Italia e dell'industria italiana in tutto il mondo. Ecco, veramente un personaggio benemerito della nostra Italia. Termac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocrete Floor per il settore commerciale e industriale. Termac a Conegliano. Ad Orsago, in provincia di Treviso, il locale gruppo sportivo diretto da Lilo Giussa prepara l'apertura dell'annata agonistica 2020. Una serata di festa dunque per il Veloce Club Orsago Rogildo, assieme ai sostenitori, agli amici e all'amministrazione comunale. Una serata volta principalmente ad analizzare per sommi capi l'annata precedente e presentare i programmi futuri. Un insieme di relazioni, interventi degli ospiti e gli immancabili omaggi riservati a coloro che a vario titolo continuano a partecipare alle attività del gruppo sportivo. La squadra, la Challenge Tritico Veneto e l'organizzazione delle gare figurano fra le attività principali della società. La squadra, ridotta nei ranghi per la stagione 2020, è inserita nella categoria Under 23 ed è formata da 4 corridori: Francesco Giussa, Michael Bizze, Michele Chiandiussi e Alessandro Buonocore. Notevole l'impegno organizzativo che doveva iniziare come da copione con il circuito di Orsago riservato agli juniores. La corsa però è stata sospesa a seguito dello stato virale che ha invaso la nostra nazione e sarà riproposta a fine maggio. Ma poi ci sarà il Gran Premio San Michele e l'Orsago Collalte di fine stagione. 5 invece gli appuntamenti inseriti nella Challenge Tritico Veneto. La contesa comincia con il trofeo Ristorante alla Colombera di Eltivole, poi il Gran Premio San Michele di Feletto. Segue la Vittorio Veneto Passo San Boldo, poi ancora Vittorio Veneto Cansiglio ed infine Orsago Collalte Memorial Renzo Mazza. La rassegna ha lo scopo di tenere vivo l'interesse che destava nel passato la corsa a tappe per juniores organizzata dalla società orsaghese. Ora però rimaniamo in attesa di tempi migliori, con l'augurio per tutti gli sportivi e non che ritorni presto la normalità. Circuito di Santa Maria di Piave, non sappiamo quale edizione, la locandina recita 47esima edizione. L'ordine d'arrivo 46esima, i comunicati della federazione 45esima. Quale sarà quello vero?
Andiamo comunque avanti con le immagini e con le operazioni di partenza di questa gara, come dicevamo, riservata alla categoria degli junior. Siamo a Santa Maria di Piave, in provincia di Treviso, dove l'associazione sportiva Dynamic, dove Gian Antonio Canzian, dove l'Unione Ciclistica Ramera in collaborazione organizzano questa manifestazione. Manifestazione che si svolge su di un tracciato ovviamente pianeggiante di 5 km 800 metri, 17 tornate, quindi al limite di 100 km, 99 km 800 metri la distanza complessiva di questa gara. Gara riservata alla categoria juniores, che si sono presentati davvero numerosi. È oramai una tradizione il lunedì di Pasqua per questa località, come a Villa di Villa, anche qui a Santa Maria di Piave, da una parte i dilettanti, da un'altra gli junior. Intanto c'è un problema meccanico per Daniele Pase, corridore della CF Forni, friulano di Pasiano, arriva dalla provincia di Pordenone, prontamente soccorso. Intanto ritorniamo però sul gruppo, abbiamo detto che è un gruppo numeroso, infatti sono 138 i corridori che hanno preso la partenza per questa competizione. C'è già un primo tentativo da lungo con Giosuè Nardi del Giorgione, trevigiano di Loria, e Nadire Bragagnini della CF, trevigiano di Conegliano. Uno al primo anno, Nardi, al secondo anno invece Bragagnini. Prendono un po' di margine, creano il vuoto alle loro spalle, siamo proprio però nei giri iniziali e quindi il chilometraggio la dirà lunga sulla risoluzione. Sono manovre delle squadre che obbligano le altre formazioni a rincorrere e chiudere sugli attaccanti. Il gruppo si distende, si stanno sviluppando delle grosse velocità in questa manifestazione con Bruno Zanardo, con Mario Zorgio e con Gian Antonio Canzian, la triade a tirare una polifila assieme all'Associazione Sportiva Dinamiche e all'Unione Ciclistica Ramera. C'era Cristian Visentine dell'Ormelle, veneziano di San Donà, secondo anno anche per lui fra gli junior, è uno degli attacchi che hanno movimentato nella parte iniziale la corsa, però il ritmo, l'andatura, la velocità è sempre stata decisamente buona. Dopo il ricongiungimento su Visentina nasce questo attacco un po' più corposo con Alberto Guiotto del Giorgione, che arriva da Salzano, Giambattista Livieri della CF, è proprio di Vittorio Veneto, quindi corre con la formazione di casa, poi Lara Denska con Urban Ferenc. Proseguiamo con Emanuele Favaro, un atleta dell'Ormelle che vediamo nell'inquadratura, padovano di Campo San Piero, ed infine Emanuele Madotto di Junior Team Friulano di Ragogna, provincia di Udine. Cinque corridori che, come possiamo vedere dall'inquadratura, si alternano anche a pilotare l'azione, ottimo il ritmo, aumenta il vantaggio, però il gruppo è là, insomma, che gioca come se si giocasse fragato e topo, gruppo quindi che concede soltanto poche centinaia di metri e va poi a rimescolare anche questa azione. Ci soffermiamo anche sui chioschi che sono stati preparati dagli appassionati lungo il percorso di gara. Nel frattempo però ci riprovano altri due corridori, Gianluca Tommasi del Bianchin, veneziano di Marcone, e Rudy Lorenzone della Rinascita Ormelle, trevigiano di Cimadolmo. Una coppiata questa che dà buoni frutti, mentre c'è il passaggio sotto quella che sarà poi la linea del traguardo. Da dietro Daniele Largoni della Guadense, che prova a recuperare di Carmignano di Brenta, è sulla scia dei due attaccanti, non riuscirà però ad agganciare questa azione, che prosegue ancora per diversi chilometri. Largoni verrà riassorbito dal gruppo, ma c'è nell'aria il rimescolamento, abbiamo visto da questa prospettiva in fondo a questo rettifilo il gruppone che va a neutralizzare tutto. La corsa è una corsa veloce, una corsa pianeggiante, ci sono le ruote veloci nella pancia del gruppo con le formazioni che cercano di portare i propri velocisti allo sprint conclusivo sul traguardo di Santa Maria di Piave, dove quasi ad ogni edizione la gara si conclude con il classico volatone, quindi difficile per gli attaccanti rimanere all'aria per tanti chilometri. Sono azioni che stanno là, come dicevamo, azioni di disturbo, poi il gruppo però ritorna sotto e chiude sempre.
Un'altra azione però, prima di arrivare al finalissimo, siamo nella seconda parte, troviamo due atleti della Guadense, sono Jacopo Leardi e Tobia Zamperetti, con questi anche Emanuele Favro dell'Ormelle, Paolo Simeone del Giorgione, Emanuele Pestrin dei Junior Team, Giovanni Longo del Bianchin, a formare diciamo questo drappello di sei corridori che vediamo anche in questa soggettiva a pilotare l'azione con relativo margine, però brevissimo il margine di vantaggio, ecco qua il gruppo sulla stessa prospettiva, mentre ci si avvia oramai ai chilometri conclusivi ed è il gruppo che si rifà sotto, neutralizza tutto. Ora l'attenzione aumenterà, ovviamente non ci sarà più spazio per i tentativi dalla breve distanza ed è probabile che il finale, nelle finali ci sia una volatona generale. Una soggettiva ancora sul gruppo in questo sovrappasso autostradale, diciamo che è forse l'unica delle asperità che i corridori hanno incontrato su questo tracciato che ripetiamo completamente piatto se non per i sovrappassi dell'autostrada. Ci avviamo però con queste immagini oramai al passaggio, al suono della campana, comincia l'ultimo giro e poi volata, riteniamo, con gruppo a ranghi compatti, già sulla dirittura con le nostre telecamere è lanciato lo sprint, gruppone che emoziona il pubblico sulla dirittura e guardate un po' che cosa succede da centrostrada, Paolo Simeone del Giorgione centra la terza stagionale su Zanasca, Visentini, Martinato, Paoli e Kic, Verardo, Frassetto, Colmagro e Moro. Hanno viaggiato su questi 98 km 800 metri, percorso in 2 ore, 22 primi, 30 secondi, alla media di 42.021. Gran bella vittoria per l'alfiere del Giorgione veneziano di Martellago. Aspettato tre vittorie su 4 gare. Oggi, come al solito, la gara è stata abbastanza impegnativa, incerta fino alla fine, perché ho provato anche ad andare in fuga per vedere la gamba come stava, solo che siamo stati ripresi, insomma, e non avevo mai pensato di fare una volata del genere. C'era il treno del Bianchin, il treno Ormelle, sono riuscito a praticamente sfruttare la scia e grazie al lavoro che i miei compagni avevano fatto prima sono riuscito a praticamente concretizzare in questa terza vittoria, insomma. Una squadra davvero encomiabile. Sì, tutti i meriti vanno alla squadra, non i complimenti a Paolo Simeone, ma complimenti a Lucio Giorgione Eliseo.